Bentornati sul canale amici, benvenuti ad un nuovo video. Oggi non parliamo di Pokémon ma di Disney Lorcana, un altro gioco di carte collezionabili. Molti di voi lo conosceranno già. Alcuni di voi mi hanno chiesto se potevo portare sul canale un unboxing di questo gioco di carte collezionabili uscito lo scorso anno e quindi ho pensato di aprire un box di Lorcana. Ero curiosa di sbustare questo gioco di carte collezionabili, quindi andrò ad aprire anche questo prodotto e queste bustine. Come sempre, se volete acquistare questo e altri prodotti di giochi di carte collezionabili, codice sconto The Woman in Nerd sul sito Card Game Club e avrete un 5% di sconto a carrello, quindi Lorcana, Pokémon e molti altri giochi, accessori e tutto quello che riguarda il mondo di giochi di carte collezionabili. Ma direi di tornare a Lorcana, una breve introduzione perché ho pensato comunque di dare alcune informazioni. È un gioco di carte collezionabili uscito lo scorso anno, siamo già alla terza espansione. La prima espansione si intitolava Primo Capitolo, la seconda espansione L'Ascesa degli Illuminatori e la terza espansione, cioè il box che aprirò oggi, Nelle Terre di Inchiostro. Cosa c'è da sapere? Le prime due espansioni sono uscite solo in lingua inglese, questa terza espansione invece l'abbiamo anche in lingua italiana, quindi io sbusterò in lingua italiana. A metà maggio uscirà la quarta espansione, Il Ritorno di Ursula. Come sono organizzate le carte e le espansioni? Beh, direi che la classificazione delle carte è simile a quella del mondo Pokémon, ci sono alcune differenze. Innanzitutto nell'espansione Nelle Terre di Inchiostro troviamo 222 carte, di cui 204 fanno parte del set principale e poi abbiamo 18 carte che sono particolari, si chiamano Enchanted e che sono carte che si trovano rarissimamente. Il pool è all'incirca una di queste carte ogni 4 box, quindi ogni 96 bustine. Un box di Disney Lorcana contiene 24 bustine, in ogni bustina abbiamo 12 carte. 6 comuni, 3 non comuni, 2 rare che possono comprendere anche una super rara o una leggendaria e una ultima carta foil che può essere di qualsiasi rarità, quindi dalla comune alla carta leggendaria. Le carte Enchanted sono a parte perché hanno un trattamento speciale ink wash foil, per cui la olografia è su tutta la carta, quindi diciamo sono una sorta di borderless. Le carte leggendarie sono relativamente rare, ne troviamo circa 4 o 5 per box. Io direi di spostarci allo sfondo ed iniziare a sbustare. Ecco il nostro box da 24 bustine, 12 carte per bustina, andiamo ad aprirlo, lo posizioniamo sullo sfondo. Le prime bustine le aprirò lentamente per mostrare anche i vari tipi di rarità e poi andremo alla ricerca soprattutto delle carte super rare, leggendarie e speriamo di sculare e trovare una Enchanted, anche se come detto è una su 4 box, quindi sarà molto difficile. Per gli appassionati Disney, secondo me, è un gioco interessante, soprattutto da collezionare, ma anche da giocare, perché so che ci sono dei tornei, non ho ancora partecipato, quindi non conosco le dinamiche di gioco, però sicuramente andrò a provare. Bene, direi di iniziare e partiamo con la prima bustina. Sono curiosa. In ogni bustina abbiamo delle istruzioni, questo forse secondo me è uno spreco, quindi avrei evitato, bastava una istruzione, nuovi tipi di carta, questi cartoncini, boh, forse li potevano dare fuori, diciamo al di fuori delle bustine per evitare sprechi, ma vabbè. Non so se c'è un trick, vedo già un piccolo segno su questa carta, comunque partiamo. E vediamo appunto le prime bustine, simbolo di comune, quindi questo simbolo grigio, carta comune, scopa magica, riparare, topolino, come detto sei comuni, Billy Bones, saetta, incanto della guarigione. Poi abbiamo le non comuni che hanno questo simbolo bianco, dov'è che andrò? E dovrebbero essere tre, principe Giovanni, altra non comune, Amelia, non comune, e poi dovrebbe esserci una rara, credo, e nel secondo slot potrebbe esserci una super rara, una leggendaria forse, non lo so, o una Enchanted, miracolo. In ogni caso abbiamo la prima rara, orizzontale, Terre del Branco, e vediamo cosa troviamo. E abbiamo, iniziamo con Alice, che è una super rara, quindi simbolo argento, vedete qui sotto,
carta super rara, e concludiamo con una foil che, come detto, può essere di qualsiasi rarità, e abbiamo una comune, ovviamente, Sirbis. Quindi carta foil, foilatura solo su questa parte, carta comune però. Quindi nel set abbiamo, credo, un set principale di carte di varia rarità e poi un set secondario di carte foil. Quindi non ci sono trick, andiamo in ordine. Amelia, prime bustine, vediamo un po' le comuni, poi passeremo subito alle ultime. Distrarre, Nottingham, molto carine le carte. Navigare, Flotsam, Orville, non comune, Fratac, non comune, 99 cuccioli. Poi comunque le inserirò in un album perché farò una pseudo collezione, vediamo cosa trovo. Il Bayou, e poi abbiamo una rara Simba, e vediamo seconda, una super rara Pimpi, e per concludere un Pua comune Holo. Iago, Re Luigi, Robin Hood, qua siamo ancora sulle comuni, iniziano a ripetersi, navigare, Flotsam, l'isola che non c'è, Motunui, per nome non comune, impicchiata, bella questa carta, e abbiamo una rara, ma un attimo, ah sì, tre non comuni, la rara Stitch e la seconda, un'altra rara, in questo caso Cuore di Tefiti, e concludiamo con un Jafar Holo, beh, bella questa, ho trovato una leggendaria olografica Jafar. Beh, devo dire, qui vedete il simbolo dorato della leggendaria, devo dire che mi è andata bene, ho trovato una foil leggendaria, molto molto bella. Forgere un dono, kit nuvoletta, Kida, Della Duck, Villa Demon, Kida, questa carta ha dei simboli, non è in italiano. Chissà come si utilizza, perché le istruzioni le vedo male, ma mi dovrò informare sulle dinamiche di gioco, poi vi farò sapere. Cuore di pietra, fame d'oro, non comune, mamma Odi, non comune, impicchiata, non comune, e poi abbiamo una rara, la lampada, e un'altra rara, ma un giorno Zeus tornò, e per concludere una Donna Sacre comune olografica. Amelia, distrarre in O, Agraba, Zazu, Macchia, lui resterà, Rolli, Spugna e rara Minnie, bella questa Minnie musicista, rara Capitan Uncino e... non ci credo! Ma non ci credo! Ma ho trovato un Enchanted! Ma che sculata mega galattica! Ma non posso essere così sculata! Ma ultimamente sto sculando come se non ci fosse un domani! Ma ho sculato con Pokémon, ho sculato con Star Wars e adesso pure con l'Orcana! Ho trovato Jafar! Vedete qui sotto il simbolo? Enchanted! Borderless olografia ink wash foil, ma spettacolare! Adesso inizierò anche a collezionare l'Orcana, sono felicissima. Una su 96 bustine, incredibile, ne ho aperte 4-5 e l'ho già trovata. Beh, che dire, iniziamo bene la giornata, stupenda. A questo punto andiamo direttamente alle ultime carte, facciamo direttamente, saltiamo le comuni, facciamo direttamente le rare, ma sono troppo felice, ma che figata. Scroop, Simba, sventurata gente del mare, un Helga Sinclair super rara e concludiamo con un Miss Bianca Holo di Bianca e Berni. E anche qui passiamo direttamente alla rara. Vediamo quale è la rara che troviamo in questa bustina. Un Rafiki, un Berni, che bello che era Bianca e Berni, che ricordi della mia infanzia, e
un luogo dell'esilio di Maui, quindi una rara holo, stupenda anche questa carta. Ma mi sta prendendo questo Lorcana, devo dire, sarà perché ho sculato, ma veramente belle le carte. Regina, valvola, per nome, un Peter Pan rara. E qui abbiamo una leggendaria numero 1 e per concludere Nonna Tala Olo. Comunque anche le comuni, per dire, sono molto carine secondo me. Tipo Lena Sabrewing, stupenda. Nonna Tala, Nottingham, Stitch, Don Massacre, Pioggia Purificatrice, Kit Nuvoletta, Arco di Robin. E qui abbiamo la Torre dello Stregone. Un Bernie rara che credo abbiamo già trovata e abbiamo un Paperon de Paperoni super rara, bella anche questa, veramente stupenda, e concludiamo con uno Zazuolo. Montagna Proibita, Rufus, Baboon, Peter Pan, Villa Demon, Miss Bianca, Nani, Slightly, Little John. Beh, siccome sono tante le carte, mi sa che riempirò comunque parecchio dell'album. Il Castello della Regina rara, un'Ade rara e per concludere un'Amelia non comune holo. Saltiamo le non comuni. Questo topolino anche molto molto bello. Dov'è che andrò? Principe Giovanni, l'attore dello stregone non comune. Una rara in piedi adesso e qui abbiamo un Little John, quindi abbiamo di nuovo una super rara, bello anche questo Little John, e un frattacche non comune oro. Mi sa che inizierò a collezionare anche l'Orcana, nonostante non sia una fanatica di Disney, però devo dire, ricordi dell'infanzia. Regina, Kit Nuvoletta, L'Olimpo sarebbe per di là, Della Duck, è una metà che, Riparazione Rapida, La Regina di Cuori, Quo, bello questo Quo, i disegni sono stupendi. Talismano Sumero, e qui abbiamo un Pyros rara che non ho ancora trovato, un Cappello dello Stregone, bellissima questa rara, e concludiamo con un Peter Pan rara holo, anche questa spettacolare. Ursula, protagonista della prossima espansione, Nala, Scopa Magica, Giroscopio Aureliano, rara, e abbiamo uno Zanna rara che mi manca, e concludiamo con un Paperon dei Paperoni non comune holo, stupenda anche questa. Dovrò farmi il mazzo e iniziare ad andare anche ai tornei di Lorcana, mi mancavano solo questi. E qui abbiamo... saltiamo un po' le comuni non comuni, Incanto della Guarigione, Crucco, continuo a trovare comunque anche non comuni che mancano, devo dire, Taddeo Stuono non comune, Jafar, che vabbè abbiamo trovato nella sua versione, vediamolo, ma poi lo vediamo anche nella versione leggendaria, insomma veramente che sculata. Capitan Uncino rara, e qui abbiamo una Malefica leggendaria, molto molto bella anche questa, e concludiamo con un Razzul holo comune. Comuni, ultimo tentativo disperato, Eiei, Ascesa dei Titani, Stratos rara, Madame Medusa super rara e un Iago comune holo. Tappeto Magico, Qua, Minnie, Baiana, Cabbi, Kida, Cilindro di Paperone, Dente Duro, Jafar, un Simba super rara, dovrebbe essere, sì, si trovano le super rare anche nel primo slot allora, e un Ariel super rara, in questa bustina due super rare, e concludiamo con un Rafiki holo rara, bella questa bustina. Un altro Qua, Genio, Maui, un Balù rara, una super rara Trilli e una comune Navigare holo. Diablo, Pluto, Baboom, Ginokins, Surf Aereo,
Signor Snoops, Vendi Darling, Montunu, Motunui, Eiei, Pongo, super rara, e una leggendaria Topolino, che spettacolo questa, fantastica, e un Milo Touch, comune oro. Rolly, Little John, super rara Amelia, spettacolare, un'altra super rara Paperon dei Paperoni che ho già trovato, Kit Nuvoletta Oro. Siamo verso la fine, ma abbiamo già trovato la nostra carta Enchanted, quindi direi che va bene così. Idros, Vaiana, rara, il cuore di Atlantide rara e una super rara Madame Medusa Oro, bella anche questa. Chissà se troveremo ancora una carta leggendaria, Crucco, Taddeus Tuono, Robin Hood rara, Archimede Pitagorico rara e una non comune, Un Sogno C'è, Olo. Ultime tre bustine. Seguaci di Chernabog, Jolly Roger, Litos, Helga Sinclair rara, Un Luogo dell'Esilio di Maui rara e una Olo Kida. E qui abbiamo Miss Bianca, un po' di suspense, Trilli, Paperon dei Paperoni, Un Sogno C'è, una rara qui, una rara RLS Legacy e una non comune, L'Ascesa dei Titani Olo. Ultimissima bustina, poi facciamo il ricappino con le carte più rare che abbiamo trovato e concludiamo con Regina, Capitano Amelia, Helga Sinclair, Tonto, Saetta, Riparazione Rapida, Cilindro di Paperone, Lui Resterà, Seguaci di Chernabog, la rara Minnie e una super rara Shenzi e abbiamo 99 cuccioli Olo per concludere questo box. Quindi facciamo il ricappino. Se non ho dimenticato nulla, ho tirato fuori le carte più rare. Abbiamo queste super rare, Alice, Pimpi, Helga Sinclair, Little John, Madame Medusa, Simba, Ariel, Trilli, Un Pongo, Amelia, due volte Paperon dei Paperoni, Madame Medusa di nuovo, però questa volta olografica, e uno Shenzi. Quindi in totale 14 super rare, chiaramente non ho tirato fuori le rare perché bene o male ce n'è una per bustina, ma la cosa più incredibile è che questo box conteneva 4 leggendarie, tra il resto di cui una olografica che è Jafar e una Enchanted che è Jafar. Quindi mi è andata non di culo, di straculo, sono felicissima di questo unboxing. Quindi direi che per oggi è tutto, mando a tutti un grandissimo abbraccio, auguro a tutti una buonissima giornata H24 e ci vediamo presto con la sistemazione dell'album di Lorcana, così vediamo con un box quante carte riusciamo a inserire in collezione. Un abbraccione a tutti voi.